significa di voler saltare sopra edifici altissimi con un unico salto? Ecco alcuni motivi per cui non ti servono superpoteri. L'idea di avere dei superpoteri è sempre stata interessante. Trovare una via d'uscita dalla noia quotidiana per trasformarti in qualcosa di straordinario è una fantasia segreta a cui tutti abbiamo pensato almeno una volta nella vita. Ma la moneta ha due facce e avere superpoteri non è fantastico come si legge nei fumetti e come si vede nei film di supereroi. Sei pronto a scoprire perché non vorresti queste abilità sovrumane? Bene, allora continua a guardare. Ma prima di entrare nel vivo, ricorda di iscriverti a Il Lato Positivo e attiva le notifiche per non perdere nessuno dei nostri caricamenti giornalieri. Quale sarebbe il tuo superpotere? Oh, andiamo, sicuramente ci hai già pensato. I grandi classici sono il volo, la telepatia e la forza sovrumana. Oppure, come nei fumetti, sparare raggi laser dagli occhi o artigli che escono dalle mani. Ecco, questi magari non sono troppo pratici, ma sono comunque molto divertenti. Tutti i superpoteri sembrano uno spasso, non è vero? Bene, sono qui per dirti che non è sempre così. Prendi l'invisibilità, per esempio. Abbiamo tutti desiderato di poter diventare invisibili in un momento o nell'altro, di solito dopo che ci è successo qualcosa di totalmente imbarazzante. Pensiamo alla maggior parte delle raffigurazioni di invisibilità nella cultura pop. Che so, a Shoestorm dei Fantastici 4, a Violet Parr degli Incredibili e a Herbert George Wells di The Invisible Man. No, Harry Potter non conta qui. In questi casi vediamo la persona invisibile che svanisce completamente dalla vista. Non hanno i contorni sfocati come se fossero photoshoppati male. E nessun bagliore strano rivela la loro posizione. Ma questi personaggi non sono veramente invisibili. Possono essere rilevati da sensori di movimento e da telecamere termiche. Per essere veramente invisibili, il loro potere sarebbe in realtà qualcosa di completamente diverso. Scopriamolo insieme. Per vedere, l'occhio umano si serve di particelle di luce, chiamate fotoni. Gli oggetti che vedi emettono fotoni o li rimbalzano. Questi fotoni entrano nei tuoi occhi e trasmettono messaggi al tuo cervello. Non puoi vedere nulla al buio perché non ci sono fotoni con cui i tuoi occhi possano interagire. E quindi il tuo cervello non ha messaggi da interpretare. Perché l'invisibilità funzioni, dovresti cambiare il modo in cui i fotoni interagiscono con i tuoi occhi e con gli occhi di tutti quelli che ti circondano. Fondamentalmente questo significherebbe farli girare intorno a te o attraverso di te, come se fossi trasparente. Ma se i fotoni ti girassero attorno anziché rimbalzare su di te e poi negli occhi degli altri, allora non entrerebbero nemmeno nei tuoi di occhi. In altre parole, saresti invisibile agli altri, ma anche gli altri sarebbero invisibili per te. Per aggirare questo problema, dovresti fare in modo che entrino nei tuoi occhi molti più fotoni del solito. Tutte quelle particelle di luce nei tuoi occhi potrebbero effettivamente farli brillare. Non scherzo, il tuo corpo sarebbe invisibile, ma non i tuoi occhi, il che in qualche modo sconfigge lo scopo dell'invisibilità, no? Potresti sempre indossare occhiali da sole o qualcosa per coprirli, ma poi dovresti preoccuparti delle persone che impazziscono alla vista di un paio di occhiali da sole fluttuanti. Ricorda, è solo il tuo corpo che diventa invisibile, non i tuoi vestiti. Oh sì, dovresti andare in giro nudo per far funzionare tutta questa cosa dell'invisibilità. Brrr. Ti sei mai chiesto perché non hai bisogno di guardare sempre i tuoi piedi sui pedali quando sei alla guida o in sella a una bicicletta? O perché non hai bisogno di guardare le tue dita mentre scrivi al PC? È a causa di una sorta di sesto senso. Ma essere invisibili porta via queste informazioni visive. Camminare su e giù per le scale al buio fa paura perché non possiamo vedere le scale, ma possiamo farlo perché i propriocettori del nostro corpo sanno dove sono i nostri arti. Se fossi invisibile, camminare diventerebbe un inferno. Dal momento che non saresti in grado di vedere il tuo corpo e di far corrispondere ciò che dicono i propriocettori con quello che vedono i tuoi occhi. Già il tuo cervello si confonde abbastanza, non c'è bisogno di complicare le cose. Quindi, solo per ricapitolare, l'invisibilità significa inciampare in giro nudi, accecarsi, traumatizzare tutti intorno a te e ancora essere visti dai sensori di rilevamento termico e di movimento. Sì, non è così bello come fanno vedere i film, eh?
Ehi, e non abbiamo nemmeno parlato di quando mangeresti e di come la gente vedrebbe una massa di cibo masticato che fluttua nell'aria mentre passi. Bene, fermiamoci qui. Mi sta facendo un po' ribrezzo l'idea. Anche la forza sovrumana sembra incredibile. È praticamente la prima superpotenza a cui pensiamo quando fantastichiamo. Inoltre, rompere cose indistruttibili è un grande trucco per farsi belli e forti davanti agli altri. Ma la realtà non è così entusiasmante come pensi. Se misuri la superforza con la tua abilità di dare un pugno attraverso un muro di cemento, allora dovresti generare circa 25.000 newton di forza, che è circa 100 volte in più di una persona media. Essere 100 volte più forte della media significa che, di rimando, dovresti essere 100 volte più delicato con le persone e le cose con cui interagisci quotidianamente. C'è anche quella fastidiosa terza legge di Newton da considerare. Ogni azione ha una reazione uguale e contraria. Quando dai il 5 a qualcuno, dopo ti pizzica la mano. Quindi immagina come sarebbe dare un pugno attraverso un muro di cemento. Probabilmente ti farebbe volare dall'altra parte della stanza. Di nuovo, nei fumetti non si parla mica di questa cosa. Credo sia perché guasta la fantasia, chissà. Bene, che ne pensi della supervelocità? Abbiamo un sacco di eroi a cui rivolgerci per questo. Flash, Superman, Quicksilver, Dash Pard e gli Incredibili. In realtà, noi umani siamo già in grado di muoverci a velocità davvero elevate. Dopotutto, gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale si muovono ad una velocità di 7,7 km al secondo, senza effetti negativi. Il vero problema arriva con il livello di accelerazione che ci vuole per raggiungere le velocità che hanno questi supereroi. La Stazione Spaziale Internazionale non inizia a 7,7 km al secondo, naturalmente, altrimenti gli astronauti al suo interno si schianterebbero sulle pareti. L'accelerazione graduale protegge il corpo dai danni dati da velocità eccessive. Gli scienziati misurano queste velocità in G, e le cose diventano piuttosto rischiose per gli umani quando ci avviciniamo a 100 G. Per viaggiare alla stessa velocità di eroi superveloci come Flash, il tuo tasso di accelerazione sarebbe di circa 30 milioni di G. Per farti raggiungere quelle velocità, le tue gambe dovrebbero generare 20 miliardi di newton di forza. È una forza 1000 volte superiore a quella necessaria per lanciare uno space shuttle. Dovresti avere anche altri superpoteri per proteggerti dagli effetti dell'accelerazione istantanea, perché altrimenti le tue gambe si spezzerebbero a metà non appena parti. Inoltre, sai, i supereroi di solito usano i loro poteri per salvare le persone. Ma in realtà, se hai afferrato qualcuno per metterlo in salvo e lo stai portando alla tua velocità partendo dalla sua posizione stazionaria, finiresti per strappargli il braccio. Ora non sembra più molto eroico, vero? Eccoci, ora sei al sicuro. Torno solo un attimo a prendere il tuo braccio e te lo riporto, ok? Scusami. Non è solo il tuo corpo a non essere in grado di affrontare così tanta accelerazione contemporaneamente. Nemmeno il tuo cervello ce la fa. Ci hai fatto caso che le cose che ti passano accanto velocemente tendono ad essere sfocate? Beh, se corressi velocemente come Quicksilver, il tuo cervello non sarebbe in grado di focalizzare abbastanza per percepire qualcosa intorno a te in modo chiaro, e l'ambiente circostante sarebbe un tutto confuso e indistinto. Lo scarabeo tigre può correre a velocità equivalenti a 770 km all'ora per gli umani, ma il suo cervello non è in grado di tenere il passo. Questi insetti devono fermarsi e ripartire un paio di volte mentre cacciano, per assicurarsi che non corrano oltre la loro preda per sbaglio. E questo perché la loro velocità rende l'ambiente così sfocato che sono praticamente ciechi. Avresti bisogno di una sorta di percezione avanzata per andare avanti con la tua supervelocità, in modo che tu non debba sempre partire e fermarti o imbatterti in varie cose nella fretta di salvare le persone. Immagina, stai correndo ad aiutare qualcuno e improvvisamente sbatti contro un lampione. Imbarazzante. Vuoi ancora i superpoteri anche dopo aver appreso di tutti gli aspetti negativi? Se sì, quali? Diccelo nei commenti qui sotto. Metti like se ti è piaciuto il video e condividilo con qualcuno che pensi possa esserne entusiasta. Non dimenticare di iscriverti e ricordati sempre di rimanere nel lato positivo della vita.